Fabio Foglia, ben arrivata ad Arezzo. Intanto non sono mancate le offerte prima di quella del Cavallino. Che cosa ti ha convinto ad accettare questa sfida? Ah, sicuramente c'è un progetto importante. Ecco, l'Arezzo è una squadra che nel panorama calcistico ha sempre avuto un ruolo importante anche in categorie superiori, ecco, quindi poi il direttore mi ha fatto questa offerta e sono orgoglioso di essere qui per cercare di migliorare almeno quello che è stata la posizione dello scorso anno. Ecco, qual è l'obiettivo di quest'Arezzo? Migliorare la posizione dello scorso anno, penso che quella sia l'obiettivo di base, deve sempre essere quello di migliorarsi anno dopo anno. Quali sono le tue caratteristiche? Sappiamo che sei un centrocampista, l'anno scorso abbiamo avuto anche modo di vederti contro l'Arezzo. Ma sono un centrocampista d'utile, ho fatto più ruoli del centrocampo, mi trovo bene centrocampo a 2 o 3, ho fatto anche l'esterno in passato, però diciamo che il mio ruolo è il centrocampista, cerco di andare al tiro da fuori area. Delle volte, se riesco, mi inserisco, diciamo, queste sono le mie caratteristiche. Tanta corsa soprattutto e tanta voglia. Senti, che cosa vi sta chiedendo il mister, soprattutto in questi primi giorni, e come ti stai trovando soprattutto con una squadra che sta praticamente rifondata? Ma mi sto trovando bene, il mister ci sta chiedendo di iniziare a capire quali sono le sue direttive e cercare di metterle in pratica. È chiaro che siamo ancora i primi giorni e i meccanismi, diciamo, verranno oleati più in là, però come input stiamo capendo quello che vuole e cerchiamo di fare quello che vuole, insomma. Conoscevi già qualcuno dei giocatori attualmente in rosa? Ma conoscevo quasi tutti per averci giocato contro, tipo Erpen, Benassi, adesso no, mi sfugo, Sirri, sì, ci avevo giocato contro, sono giocatori sicuramente importanti per la categoria, gente che ha fatto anche altre categorie, quindi... Enrico Berzotti, intanto ben arrivato ad Arezzo, sei uno dei giovani calciatori di questa squadra, intanto se ti presenti appunto anche come caratteristiche tue personali. Allora, soprattutto sono veloce, nel senso che ricoprendo il ruolo da esterno comunque ho gamba e niente, speriamo di dare il massimo per la società, per il mister e di essere sempre pronti a tutto. La tua carriera, possiamo dire, è iniziata a Pordenone forse con i grandi, poi il passaggio all'Hellas Verona, adesso l'avventura ad Arezzo. L'Hellas comunque punta molto su di te, perché abbiamo visto comunque che ti ha monitorato anche durante i prestiti che hanno caratterizzato le tue ultime stagioni. Sì, questo mi fa... cioè, sono orgoglioso molto di questo e sì, secondo me, come dicevi benissimo tu, la mia carriera forse è iniziata da Pordenone, perché è stata la mia prima esperienza coi grandi e mi ha fatto maturare molto sotto tanti punti di vista, sia all'interno dello spogliatoio che nel campo. Insomma, l'approccio con il vero mondo del calcio è stato soprattutto a Pordenone, ecco. Poi sono passato al Verona e ho trovato una grande società che appunto, come sembra, poi spero punti tanto su di me e quindi speriamo di andare avanti il più possibile, ecco. Qual è l'obiettivo di quest'Arezzo? Sicuramente è una grande società, si può vedere appunto dallo storico passato, di conseguenza per questa categoria, cioè è una squadra importante, ecco, per questa categoria, quindi avremo degli obiettivi importanti che dovremmo raggiungere col massimo impegno. Stefano Sottili sembra intenzionato a utilizzare un 4-2-3-1, un modulo dove gli esterni d'attacco, ovviamente sarà tanta concorrenza e dove appunto si pretenderà molto forse da voi. Sì, il 4-2-3-1 comunque l'ho attuato in passato spesso, ricoprendo sia il ruolo di esterno destro che di esterno sinistro, quindi noi siamo disponibili al 100%, ci sarà tanta concorrenza, ma questo è anche positivo, anche perché vuol dire che c'è una squadra...